Il maltempo dei giorni scorsi ha creato disagi non solo alla popolazione del Crotonese, ma anche agli amici a quattro zampe. Eroico il salvataggio di 250 cani da parte dei vigili del fuoco al canile di Ciron Marina, sommerso dall'acqua. Anche l'oasi canina di Crotone ha dovuto fare conti con la forte pioggia. Dalle montagne circostanti, in località Martorana, è venuta giù una grande massa di fango che ha sommerso gli argini alti più di mezzo metro, ma che fortunatamente, grazie anche al lavoro dell'EMPA che gestisce il canile, non ha recato danni agli ospiti. Le criticità maggiori hanno interessato la strada che porta al rifugio, già dissestata nel tempo. La bomba d'acqua di qualche giorno fa ha reso quasi inaccessibile l'accesso all'oasi. Il fango si è accumulato davanti alle porte dei box, nei corridoi, e soprattutto la strada è stata molto compromessa, messa a dura prova, e adesso è diventata praticamente impercorribile. Noi abbiamo già interpellato l'amministrazione comunale, si sono attivati, verranno a fare un sopralluogo venerdì, quindi in questa settimana, per rendersi conto di quella che è la situazione. Laddove non dovesse riuscire in tempi brevi a metterla in sicurezza, provvederemo noi magari con una colletta, avviando una colletta su Facebook e cercando aiuti dai comuni cittadini, persone sensibili, insomma. Il canile ospita 110 cani, coccolati dall'Ente Nazionale Protezione Animali, che quotidianamente se ne prende cura. Un'altra sfida accolta dall'associazione è quella del randagismo. La provincia di Crotone è invasa di cani e questo, diciamo, è frutto di un malcostume da parte dei cittadini che li abbandonano, li usano come giocattoli. Stiamo cercando di avviare una campagna di prevenzione insieme al Comune di Crotone e all'azienda sanitaria per cercare di ridurre il fenomeno e di contenerlo e monitorarlo in tutta la provincia. Giuseppe Laratta per l'ACNews 24.